Le isole Surin sono un arcipelago continentale di 5 isole nel Mar della Daman, a 55 km dalla terraferma thailandese. Le isole fanno parte del Tamon Kho Phra Thong, distretto di Kuraburi. Siamo nella provincia di Phang Nga, a meno di 2 ore di distanza in motoscafo da Khao Lak. Noi, per visitarle, ci siamo affidati a Greenview Tour, che offrono varie tipologie di soggiorno. I suoi contatti li trovate in evidenza. La mattina della partenza, alle ore 7, ci si raduna al checkpoint per la registrazione e poi per l'imbarco. Con gli occhiali da sole non vale, devi mostrare che sei distrutta come tutti noi. La nostra scelta è ricaduta sul pacchetto con 2 notti e 3 giorni, con vitto alloggio e varie escursioni al giorno. Qui ci sono le persone che comunque hanno mantenuto un certo ritegno. 2 settimane su delle isole così, guarda. Allora qui siamo tutti tranquilli, invece c'è qualcuno del gruppo che si è impanicato all'ultimo istante perché ha capito realisticamente che non c'è un c***o nell'isola dove sarebbe. Sono tutti al mini market a comprare vino rosso. Come avete capito dall'ilarità del gruppo, nell'isola non è possibile comprare bevande alcoliche. Guarda l'uomo che non esprime mai alcun tipo di espressione nel suo viso, ma stamattina non ce l'ha fatta, era lì che a momenti esplodeva proprio. Il trasporto è organizzato in modo professionale. Non siamo nemmeno arrivati al campo principale ed iniziamo a conoscere le magnifiche acque delle isole Surin. Queste ultime ospitano la più grande barriera corallina della Thailandia. Mare, ma allora signorina Ludovica, mi riscriva adesso che posso parlare, dimmi tutto. Esatto, ora che sentiamo la sua voce originale, impressione di queste esperienze sulle Surin. Prima impressione ottima, direi. Questa che vedete è la magnifica Chod Kat Bay, inutile dire che toglie il fiato. Eccoci arrivati nella parte dell'isola che ospita il campo principale. Per fugare ogni dubbio, le tende offrono di tutto: materassino, sacapelo, zanzariere. Poi ci sono anche le tende con aria condizionata, se uno vuole proprio esagerare. Non male, eh? Bello, bello. Very good. Like you got boys waiting in line to take you home, but... Arrivati al nostro approdo. C'è l'altalena, ci sono i tavoli, ci sono le tende, ma non ci sono i bagni. Non è vero, è pieno di bagni, guarda, un bagno, 2 bagni, 3 bagni, è pieno di bagni. Vedi che lui, guarda com'è felice, guardalo! I Moken sono un gruppo etnico degli austronesiani. Si presume che siano migrati dal sud della Cina circa 4.000 anni fa e siano giunti nelle isole dove vivono, ora dopo aver circonnavigato la Malesia. Parlano in Moken, un misto di thailandese, cambogiano e indonesiano. Ragazze? Felici? Moltissime. Perché il cellulare non prende. Esatto, anche perché il cellulare. Il termine Moken è proprio del loro idioma.
in Thailandia sono conosciuti come Chao Lei, ossia cittadini del mare. Allora, siamo in questo villaggio che è stato distrutto con lo tsunami di inizio anni 2000 e qui si parla un misto tra... Vediamo se è stato attento, Ale? No, mi spiace, non tra, lo so. Tra indonesiano, thailandese e cambogiano. La quantificazione e la distribuzione precisa della popolazione è resa difficile dal suo carattere nomade e dall'assenza di un censimento. Infatti, buona parte dei membri dell'etnia sono privi di documenti e della cittadinanza. In totale si stima che gli zingari del mare in Thailandia siano in 12.000 unità. Si stabiliscono usualmente sulla terraferma solo nella stagione dei monsoni. Da un'isola all'altra si spostano su imbarcazioni in legno fatta a mano, chiamate kebang. Uno studio dell'università svedese evidenzia come la visibilità subacquea dei bambini Moken sia doppia rispetto a quello dei bambini europei. I bambini sono meravigliosi, eh? Allora Ivan, giudizi sul villaggio dei pescatori? Bello, povero, dimostra che si può vivere con molto meno di quello che abbiamo. Questo io l'ho sempre pensato che era profondo, eh. L'importante però è avere la connessione satellitare. Esatto. Questa è la strada, quella commerciale, dove ci sono tutti i negozi e il resto. Ma da questo lato, non a favore di mare, ci sono tutte le parabole. Eccola qua, una è qui e poi tutte le altre che si vedono, appunto, un'altra. Quindi Sky si prende. Vivono principalmente con i proventi della pesca e della raccolta dei molluschi, crostacei e altre specie marine. I Moken praticano l'animismo basato sul culto degli spiriti e delle forze della natura e sulle pratiche sciamaniche. Ovviamente particolare importanza rivestono gli spiriti del mare. Una volta lasciati il villaggio dei Moken, ci dirigiamo finalmente verso il nostro campo tendato. Dan is our leader here. Hi. Il nostro doc in questo paradiso, a parte le antenne. Questo è il mare. E questa è la mia tenda. Vista tenda appena ti svegli, direi che ne ho avuti di peggiori. Tu cosa dici? Anch'io, sì, anch'io. È un posto bruttino. Molto bruttino. Terribilmente bruttino. Le nostre tende. E poi... questo è il paradiso dove siamo. Non male, qui siamo nel nostro campo tendato. Per una maggiore sicurezza per i propri averi nelle tende è sufficiente avere un lucchetto da viaggio con cui chiudere le zip. L'isola è divisa in diverse zone. Ricordatevi sempre, anche se perfettamente attrezzato, è sempre un camping tendato. Se qualcuno è preoccupato per le zanzare, consiglio sempre il caro e buon vecchio Jungle. Per il campeggio, però, sinceramente, ci sono campeggi e campeggi. Oh no. Allora, dal pianeta Marvel. Hello, hello, good morning. Il prossimo supereroe.
Beh, Spider-Man, aspetta, dobbiamo vedere che cosa ti ha morso, perché ancora non lo sappiamo, ecco. Domanda difficile, rimarrà solamente qui sul mio cellulare. È stato più fastidioso l'insetto o il trombone del tuo compagno di tenda? Beh, ovviamente il trombone, anche perché l'insetto nessuno. You're pretending that you like somebody else. Like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth. E mo si va a fare il nostro snorkeling, il primo di questa mattina. Oh, penso, tranquillo, ho fatto un video. Ho fatto un video, non sei Guinness. Ah, ok. Ti ho sentito distintamente. No, non mi sembrava. C'è una battaglia navale. Che lanciamo, le bottigliette? No, no, io lancio subito Francesco. È l'arma vincente, altro che Oppenheimer. Lanciamo Francesco nell'altra barca e vinciamo. Ah, you can pass me. No, dai, vai, cazzo. Così si fa, Dio mio. Oh, pretending that you like somebody else. Like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. You're pretending that you like somebody else. Like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. You're pretending that you like somebody. Ivan, come andiamo? Il ritorno alla civiltà è fissato per le 4 del pomeriggio, ragione ideale per godersi un'ultima volta questa magnifica location. Il ritorno, come per l'andata, è per mezzo di una speedboat. Un famoso detto thailandese è Chiwit Sabai Sabai. Il significato rimanda al concetto di una vita tranquilla, tipica di quel paradiso a cui tutti noi, persone in fuga, aspiriamo. Proprio qui ho trovato una serenità raramente provata prima, uno stato d'animo facile a richiamo grazie al ricordo di questi scenari. Perché il paradiso non è un luogo, ma un qualcosa che proviamo dentro di noi durante il viaggio.